In un evento di oggi abbiamo parlato di nichilismo in Oriente e sul concetto di nichilismo ci sono stati appunto posizioni divergenti sul fatto che sia una posizione accettabile, soprattutto logicamente, sul fatto che sia una posizione di precario appunto dal punto di vista etico, e mi farebbe piacere insomma sentire, specie alla luce di questa discussione, insomma siamo ancora freschi di questa discussione, che cosa è che lei pensa del nichilismo. Ma prima di sapere se uno è pro o contro deve sapere cos'è, ovviamente. Allora, io non so cosa avete chiamato nichilismo. La mia definizione di nichilismo è, sono almeno due. Una è di tipo ontologico, cioè il nichilismo che nasce col pensiero moderno, secondo me, è quello per cui diventa impensabile la soggettività e l'io. Perché se tutto è materia, energia, informazione, la mente e l'io diventano, essendo evidentemente non materiali, diventano impensabili. Quindi quello che si chiama il nichilismo ontologico. Invece il nichilismo etico per me è la impossibilità di fondare dei giudizi di valore molto vicino al non cognitivismo etico. Chiaro? Quindi l'impossibilità di pensare il soggetto e l'impossibilità di fondare giudizi di valore. Quando devo citare un nichilista illustre, cito sempre Sartre, il suo principio considera l'altro come mezzo e non come fine, e lo contrappongo a Kant e al principio umanista, considera l'altro come fine e non come mezzo. Quindi chiamerei nichilismo considerare l'altro come mezzo e umanesimo considerare l'altro come fine. Nel pensiero moderno occidentale c'è un sacco di nichilismo. Poi naturalmente se ci spostiamo all'Oriente c'è la dottrina del grande vuoto, Shunya, Shunyata, e non è così semplice distinguere il vuoto dal niente.